Sandata, siamo a febbraio, ricorre il periodo di Carnevale. Esattamente. 21 febbraio 1637 avvenne per Oristano qualcosa che era completamente nuovo, inusuale e allo stesso tempo terribile e devastante. Inquadrata in quello che era un episodio marginale della guerra dei Trent'anni, quindi stiamo parlando del prima metà del 1600, dove fondamentalmente tra il Regno di Spagna e di Francia avviene uno scontro terribile che coinvolge buona parte dei paesi d'Europa, anche la Sardegna viene coinvolta in questa guerra. Generalmente, la Sardegna offriva mezzi vettovagli aventi e soprattutto uomini al Regno di Spagna. Tantissimi sardi parteciparono e morirono durante la guerra dei Trent'anni, rimanendo assolutamente ignoti. Però in quel momento, in quella giornata, Oristano diventa il centro del Mediterraneo, il centro della guerra in Europa. Perché? Una potentissima flotta di 45 vascelli da guerra più varie navi di accompagnamento, comandate dal conte d'Harcourt, Enrico di Larena, accompagnato dall'arcivescovo di Bordeaux, si presentano nel Golfo di Oristano. Cosa era successo? Questa potente flotta fu organizzata dal re di Francia per sostenere il duca di Parma. Ma nel mentre che la flotta è partita sino ad arrivare alle coste italiane, il duca di Parma si è accordato col Regno di Spagna e quindi non c'era più bisogno dell'aiuto militare francese. Alcuni storici propendono per un'organizzazione veloce della spedizione in Sardegna, altri invece per una più posata e meditata progettazione di questa invasione. Comunque, sta di fatto che il 21 febbraio, sabato di Carnevale, vogliamo ricordarlo, questa flotta si presenta nel Golfo di Oristano. L'immediato allarme agli oristanesi, i torrieri di Torre Grande, che bisogna dirlo erano pochi perché gli altri erano andati a seguire le feste di Carnevale ad Oristano, rispondono al fuoco e vengono assalite dall'artiglieria francese. Naturalmente non riescono a resistere, scappano in città e avvisano la popolazione. Viene immediatamente organizzato dal Consiglio Civico un'ambasceria guidata da Don Sisinio Ponti, che sapeva parlare francese, e quindi va a parlamentare con il comandante delle truppe francesi. Non si sa se Enrico di Lorena o un suo luogotenente. Comunque gli viene chiesta la resa immediata di Oristano e la consegna di tutto il territorio al re di Francia. Don Sisinio mercanteggia 4 giorni di tregua per poter dare l'ambasceria a Cagliari, che naturalmente è capitale del Regno di Sardegna, e rientra in città. Enrico di Lorena non rispetta la tregua e il giorno seguente, domenica 22 di Carnevale, si presenta in città. Nel mentre tutta la popolazione oristanese era stata fatta evacuare, con i beni che riuscirono a portare via, l'arcivescovo di Oristano, Don Pedro Vico, fece evacuare le monache del monastero di Santa Chiara, le mandò a Laconi per timore appunto delle rappresaglie. Ricordiamoci che le truppe francesi erano formate da ugonotti protestanti, quindi l'odio verso diciamo così, la componente cattolica della religione, quindi avrebbe influito ancora di più sulle violenze da perpetrare alla popolazione. Gli Ugonotti arrivarono e devastarono la città di Oristano e la depredarono per ben 3 giorni. Nel mentre arrivarono e si organizzarono da Cagliari e da Sassari le truppe miliziane sarde che si concentrarono intorno a Santa Giusta e a Bonarcano. Enrico di Lorena capisce che è il momento di andare via perché rischierebbe il tracollo completo e si ritira verso Torre Grande. Il giorno 26. Nel mentre le truppe miliziane si sono organizzate, quindi falcidiarono il ritiro delle truppe francesi con notevoli perdite di uomini da parte degli Ugonotti. Enrico di Lorena comunque arrivò a Torre Grande, riuscì a imbarcarsi e il giorno 27 la flotta francese liberò il Golfo di Oristano. Il 28 l'arcivescovo di Oristano, con tutti i consiglieri, la popolazione, i nobili e tutti i miliziani che parteciparono all'impresa, arrivarono in cattedrale, fu celebrato un Te Deum di ringraziamento e quindi si festeggiò la liberazione della città.